Ciao a tutti e bentornati al secondo episodio dedicato a Humankind, la serie con la patch in italiano tradotta dalla Endio Channel Society, in cui cerchiamo di dare una nuova storia alla civiltà. Allora, sappiamo che i nostri avversari sono stati rapidissimi nel passaggio di epoca e noi abbiamo reclamato soltanto un piccolo territorio, quindi non sarà assolutamente facile recuperare il tempo perduto, si potrebbe dire. Ma noi cercheremo di farlo. Dovremo esplorare il più possibile in questo episodio e abbiamo sei esploratori che possono aiutarci, ma allo stesso tempo dobbiamo costruire una città, perché la città ci permetterà, da un lato, di produrre unità e strutture, quindi di iniziare una vera e propria crescita della nostra, del nostro impero, dall'altra anche di proteggerci, perché avendo una città, nel caso in cui i nostri esploratori venissero distrutti, potremmo sempre avere magari delle mura e delle strutture, delle caserme in cui creare delle unità per poi controbattere. E a proposito di tema di protezione, in questo episodio vi voglio introdurre uno sponsor che è NordVPN. Adesso vi faccio vedere un piccolo video di cui vi parlerò per un minuto e mezzo, dopodiché andremo avanti nel corso della partita e se non vi interessa proteggervi quando navigate su internet, ovviamente voi potete saltare alla prossima fase. Ma per tutti coloro che vogliono avere un grossissimo sconto e allo stesso tempo navigare sicuri, che al giorno d'oggi è molto importante, vi lascio adesso, fra 2 secondi, uno spot pubblicitario. Una VPN è una rete privata virtuale, ossia un servizio che protegge la vostra navigazione internet e tutela la vostra privacy. Ad esempio, mette in sicurezza le vostre informazioni impedendo che qualcuno rubi i vostri dati quando vi connettete ad una rete pubblica, oppure vi permette di nascondere il vostro indirizzo IP e di geolocalizzarvi in altri paesi. Ma come funziona NordVPN? Basta installare il software sul proprio PC o sul proprio telefono per ottenere l'accesso a un tunnel cifrato per i propri dati e potersi connettere a più di 5.100 server in oltre 60 paesi. Io sono cliente di NordVPN da quasi un anno e non so come ho fatto a stare senza una VPN per così tanto tempo, ma voi potete provare NordVPN e se entro un mese non sarete soddisfatti potrete essere rimborsati. Provare non fa male, no? Ma fermi, perché ho un'altra bella notizia per voi. Infatti, utilizzando il link che trovate in descrizione con il codice sconto Andrew Channel otterrete una riduzione di prezzo del 73% e 4 mesi di sconto. No, è troppo complicato, non mi serve, costa troppo. No, 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 no. È sbagliato per 3 motivi. Primo, perché avere una VPN è molto importante per poter difendere i propri dispositivi quando si naviga a casa o quando ci si connette ad una rete pubblica. Con un solo abbonamento di NordVPN, inoltre, potrete proteggere fino a 6 dispositivi diversi. Quindi con un colpo solo sistemerete il laptop che usate nella biblioteca dell'università con il sistema informatico del 1973, il cellulare che connettete mentre navigate a scrocco da Starbucks, il tablet con cui guardate film al posto di andare a dormire. A proposito, ve l'ho già detto, 60 paesi per accedere alle piattaforme di streaming. Secondo motivo, NordVPN è la migliore VPN in circolazione. Dispone di una tecnologia di prossima generazione, la crittografia AES-256, utilizzata per esempio per proteggere dati sensibili dal NSA. Inoltre è velocissima, ci si connette con un clic e si naviga protetti, si può cambiare paese con un altro clic e ci sono innumerevoli opzioni che vi permettono di personalizzare la vostra esperienza, come il kill switch automatico o la doppia VPN. Alla fine, anche per chi ama giocare online, NordVPN è il miglior servizio. Garantisce la velocità di connessione e anzi impedisce qualsiasi limitazione di banda mirata, ad esempio, ed evita attacchi DDoS. Io lo tengo attivo mentre sono in streaming e non ho mai avuto un problema di performance. Quindi perché non usate il link qui sotto, codice sconto Andrew Channel, così avete un mega sconto del 73%, 4 mesi gratis e una formula soddisfatti e rimborsati? Acquista NordVPN oggi, sarà un acquisto di cui sarai felice. E adesso che siamo tornati in gioco, pensiamo a proteggerci anche qui. Allora, la città di Sheliak deve diventare una nuova città. Se diventassimo Assiri, avremmo sicuramente una possibilità di difenderci molto buona. Fortificazioni e forza di combattimento delle unità all'interno dei distretti è davvero una grande cosa. E tra l'altro anche i predoni Assiri sono un'ottima unità. Se sfruttassimo i Bantu, potremmo aumentare l'influenza per ogni numero di imperi adiacenti sul territorio e potremmo potenziare automaticamente gli avamposti guadagnando
più cibo sulle città adiacenti. Però i Bantu sono difficili da utilizzare, li ho giocati in live qualche tempo fa. Gli Egizi invece mi piacciono tantissimo perché hanno un bonus che dà industria sulle caselle che già producono industria e i distretti industriali costano meno. Inoltre c'è la piramide egizia che dà influenza e ancora industria. Mi piacciono davvero tanto. I Fenici sono un popolo navigatore e dell'economia, ma al momento noi dobbiamo pensare assolutamente a cose molto più basiche. Gli Zhou sono gli antichi cinesi che hanno un'alta stabilità e un'alta scienza. Anche in questo caso io sarei dell'idea di prendere gli Egizi e quindi sblocco la partita. Qui vediamo un Enzio egizio, gli facciamo sempre la foto perché quando è così contento poi la mettiamo sulla copertina ovviamente. Confermiamo. E andiamo a dare a questa città, al prossimo turno, lo status appunto di capitale. Qui i ragazzi si mettono all'interno, questi andranno ad esplorare e anche questi. Terminiamo il turno, godiamoci il passaggio di epoca e poi ne parliamo. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. Ed eccoci arrivati, non siamo più una tribù nobile, nomade, scusate, siamo una civiltà nobile. Siamo gli Egizi e a questo punto la città di Sheliak deve diventare la nostra capitale. Lo clicchiamo qua, diventa Menfi e diventa finalmente una vera e propria città. In soli 4 turni possiamo costruire la nostra prima piramide che potenzierà l'industria. È sempre meglio iniziare se si ha abbastanza cibo per crescere, e noi ne abbiamo, con una struttura che potenzia l'industria perché in questo modo poi le altre strutture saranno più veloci. Nel momento abbiamo una produzione di 23 punti di industria, con questa piramide andremo a un più 11, quindi a un 34, e quindi capite che la costruzione poi di un laboratorio di ceramica, ad esempio, durerà soltanto 2 turni e non 3. Questo è il senso di quello che stiamo facendo. Teniamo all'interno le unità e curiamole, mentre altre unità devono iniziare ad esplorare con grande attenzione lungo tutte le direttrici. Quindi voglio proprio capire se ci sarà la possibilità di reclamare anche altri territori. Qualora questi tre esploratori incontrassero delle tribù nemiche ben corazzate, allora dovremmo ritirarci verso la capitale e pensare un po' come controbattere. Non scendo a sud, perché a sud c'è un avversario che si è già stabilito. Non voglio andare a mettere il dito nella piaga, o se vogliamo usare un'altra forma retorica, svegliare il can che dorme. Quindi lasciamo perdere, teniamoli buoni e noi andiamo verso nord. Qui vediamo che ci sono tanti mammut che abbiamo cacciato abbondantemente nel primo episodio. Ma visto che abbiamo una civiltà, adesso possiamo un attimo dedicarci anche alla scienza, non pensate? Sì, io penso di sì. Lavoreremo subito alla carpenteria, che ci permetterà di lavorare anche gli archi e quindi di disporre delle unità difensive più avanzate rispetto ai nostri classici scout. Ok? Andiamo avanti. Allora, qui possiamo salire e possiamo chiudere il turno. Molto curioso di vedere cosa succede. Sembra che nessuno sia entrato nel nostro territorio. Bene. Però per la piramide servono ancora 3 turni. Che fai? Mi prendi in giro? Erano 4 prima. Forse erano 4. Penso di aver detto 3 per sbaglio, ma va bene. Quando avremo 61 punti di influenza potremo rivendicare il secondo territorio. E dobbiamo stare molto attenti perché dobbiamo rivendicarne uno giusto, uno buono, e non uno così random. Vedete che questo territorio ci darebbe ancora più foresta e soprattutto incenso. E che cosa succede se invece andiamo un po' più a nord? Beh, sicuramente incontriamo dei mammut che non amano farsi da parte, ok? Prestiamo attenzione. Posso acquistare questa piramide? Avrei bisogno di tantissimo denaro che non ho. Quindi dobbiamo usare l'olio di gomito, come si direbbe, no? Quindi lavorare duramente per costruirla. Ok, questa mi sembra un'altra zona incredibilmente buona. Per i fiumi, per le alture, per l'accesso al mare, ci sono anche delle risorse di lusso. Invece qui a sud,
Sì, la foresta non è male, però proviamo a salire sull'altura per avere una visuale più ampia. No, non è affatto male, non è affatto male questa zona. Ok, tanto dobbiamo attendere comunque un turno prima di decidere. Sembra che i verdi, che sono i micenei e che hanno come simbolo un trifoglio verde, vogliano parlarci. I Are you interested? micenei sono guidati da Lucy. Fascinating. Lucy è una leader impulsiva e flessibile, che come punti di forza integra le città-stato con grande facilità ed è anche un tiranno e quindi guadagna molto più denaro quando ha dei vassalli. E come preconcetto è totalizzante, quindi desidera assimilare quanti più popoli indipendenti possibili. Allora, da un certo punto di vista mi sembra che Lucy sia potenzialmente un alleato commerciale, perché non è una civiltà troppo belligerante, e se lo è contro le città-stato, non contro gli altri imperi. Quindi mi offre uno scambio di risorse di lusso, io accetto. Accetto come gesto distensivo per iniziare ad avere delle buone relazioni, e poi tenteremo un patto di non aggressione. Truly, I have not felt this good in a long Che viene This rifiutato. proposition should be. Ok, il patto di non aggressione viene rifiutato, quindi se i suoi scout verranno da noi saremo in grado di attaccarli e far passare la cosa sotto l'uscio dicendo è una scaramuccia, però vediamo. Allora, qui possiamo stazionare gli scout. Questi li abbiamo già mossi e non ci resta che andare al turno successivo, avanti. Menfi aumenta di popolazione intanto, ha ottenuto il primo abitante lavoratore e vi faccio vedere che cosa significa. Adesso qui vedete che possiamo assegnare un abitante lavoratore, in automatico va sul cibo e quindi questo lavora le fattorie e velocizza la creazione di cibo, che è assolutamente ottimo. Dobbiamo cercare di far dobbiamo farla crescere questa città. A questo punto abbiamo abbastanza risorse teoricamente per il prossimo territorio da reclamare. E questo territorio, ragazzi, ha anche i cavalli. Allora, il territorio nord di Menfi ha anche i cavalli, che sono indispensabili per la difesa. Rivendichiamo assolutamente questo territorio. Lo rivendichiamo qui sopra, anche se ha una piccola risorsa in meno. E poi lo attaccheremo alla capitale e sarà veramente ricchissimo. Sarà veramente ricchissimo. Perfetto. Fra un turno Menfi, tra l'altro, avrà la piramide e quindi passerà da 23 industrie a qualcosina di più. Addirittura un bel 34. Ottimo. E quindi in un turno guadagniamo anche il laboratorio di ceramica che ci permetterà di espandere la nostra influenza. Benissimo. Ora, purtroppo qui ci siamo infilati in un vicolo cieco, l'esplorazione non è il massimo. Cerchiamo di uscire da questa mappa andando più a occidente e vediamo che cosa c'è nel Wild West qui. Scienza e cultura non è male. Qui proviamo a salire. Altro incenso. Sembra che il nostro territorio sia ricco di incenso. Dobbiamo poi magari venderlo. D'accordo. Quando arriverà il prossimo abitante fra 7 turni. Quasi quasi io, ragazzi, faccio una cosa. Prendo uno scout, lo congedo. E congedandolo, Menfi guadagna immediatamente un altro abitante in più che va direttamente all'industria e l'industria passa a 40. Quindi la città diventa molto ben produttiva. E mi piace così. Qualcuno direbbe, sì, ma adesso solo 2 unità difendono Menfi. Ed è vero, però scommettiamo sul fatto che Lucy non ci attaccherà con un grosso esercito nei prossimi turni. E avremo abbastanza tempo poi per trasformare questo abitante in un arciere. Speriamo che funzioni. Andiamo a toccare quest'altro confine perché incontriamo la città di Kerma, guidata dai Viola. Andremo a vedere che cultura hanno e che tipo di vicini possiamo aspettarci. Per il prossimo territorio ci serviranno ben 124 punti di influenza, quindi dobbiamo lavorare sodo per arrivarci, se non vogliamo che i nostri avversari ce la freghino. Allora, guardate, questo esploratore a Menfi, perché non penso che esplorare qui possa portare nessun altro vantaggio. Andiamo a parlare con i Viola. Sono guidati da Gilgamesh, nubiano. Gilgamesh è un traditore ed è anche flessibile. Essendo traditore, infrange gli accordi presi senza pensarci 2 volte. Essendo flessibile,
pensa di cambiare idea quando gli è comodo. E quindi è una persona di cui mi fido molto meno rispetto a Lucy. Come punto di forza è un combattente, quindi quando lo attaccheremo lui avrà sempre un vantaggio di più 1 forza. Ed è anche un innestatore, quindi dà più 5 industria sui quartieri industriali, che è un vantaggio stratosferico. Il suo preconcetto è che è incrollabile. Se lo si attacca non si arrende, combatte fino alla morte. Wow! Proponiamo un patto di non aggressione, lui dice che lo possiamo comprare per 126 fondi. Ovviamente non lo faccio perché non ce li ho, ma anche se ce li avessi rifiuterei, quindi dobbiamo iniziare a pensare di prendere controllo di quest'area utilizzando l'influenza, e se non ci riusciamo di avere un esercito per poi difendere i confini. È l'unica soluzione che posso vedere. Intanto abbiamo il laboratorio di ceramica, quindi adesso l'influenza sale per bene. Possiamo lavorare ad un quartiere agricolo che migliorerà il cibo, oppure un altro industriale. Allora, l'agricolo ci darebbe più 3 cibo, perché comunque questa zona è prevalentemente industriale. Finché non abbiamo annesso Akernar, forse ci conviene andare più sull'industria. Infatti vedete che costruendo un distretto di tipo industriale sulla foce del fiume, vicino alle piramidi, guadagniamo altri 12 punti di produzione, che sono tanti. E portiamo l'industria a 52. Lavoreremo sul cibo non appena il secondo quartiere Akernar sarà integrato. Manca un turno, quindi ci proviamo. Continuiamo ad esplorare comunque, come possibile. Ok, aspettate che qui abbiamo una curiosità. Altre carcasse, denaro, 60, wow, questo è buono. Magari riesco ad investire questo denaro. Sì, compriamo subito il quartiere industriale. E purtroppo per noi i russi iniziano ad attaccarci. Non abbiamo un trattato di non aggressione, quindi tentiamo una ritirata strategica, evitiamo di entrare in conflitto perché si vede che lui sia più forte di noi. A questo punto Menfi con 51 di industria può lavorare al cibo oppure può lavorare ad un altro quartiere industriale. Vedete che comunque la stabilità è sempre alta, quindi posso continuare a potenziare i nostri quartieri. Più 12 mi sembra il massimo che possiamo ottenere, sì. E ci metteremo soltanto 3 turni, quindi perché no, perché no? Direi che è il caso di ritornare verso la base, perché inizio a sentire un'aria abbastanza pericolosa. Allora, i nubiani chiedono un trattato commerciale per comprare delle risorse di lusso. Accettiamo, come sempre. Chiudiamo il turno. Intanto a Menfi possiamo fare un'osmosi scientifica che ci dà la possibilità di guadagnare punti scienza. E l'osmosi praticamente occorrono quando i vostri vicini sono più sviluppati rispetto a voi. Fondamenti imperiali. Che cosa ci dà il diritto di governare? I miti di fondazione o la legittimità? Allora ragazzi, abbiamo la nostra prima politica. Promulgare il diritto naturale ci dà più influenza sulla piazza principale. Oppure il mandato divino ci dà più fede sul territorio. Il diritto naturale ci dà anche la possibilità di spostarci un pochino sull'innovazione e quindi avere un vantaggio scientifico. Io promulgo il diritto naturale e addirittura adesso, se possibile, annetto Akernar. Sblocco una stella espansionistica perché adesso la mia capitale ha 2 territori. Menfi ottiene un terzo cittadino, ma soprattutto adesso se vediamo Menfi... Se vediamo Menfi, scusate, dovremmo essere in grado di vedere anche tutto il cibo che portiamo a casa. Vedete che questo è tutto cibo in più che riusciamo a portare a casa, e ci faremo delle belle fattorie qua attorno. Assolutamente. Ok, qui forse riusciamo a scappare e lasciarci alle spalle Lucy con le sue pericolose intenzioni. Prossima ricerca scientifica, a questo punto l'addomesticamento è necessario, ma anche la difesa cittadina. Andrei sulla difesa cittadina per poter fare subito delle mura, perché Menfi deve difendersi. Ok, Askenar è entrata nella sfera di influenza dei micenei, diventando di cultura micenea. E vabbè. Si parte molto, in modo molto difficile. Ah, e poi lo dico, ragazzi... io su questo canale porto tutti i giochi di strategia, quindi non sono bravo, li so giocare tutti ma non sono bravi in nessuno, quindi
Sono sicuro che molti di voi magari avrebbero fatto diversamente. Vi suggerisco sempre di commentare in modo educato, semplicemente dandomi qualche dritta e spiegandomi, perché mi fa piacere, ma senza prendervela troppo quando magari vedete che si commettono errori oppure gli avversari iniziano a essere più forti di noi, eh? Mi raccomando, mi raccomando. Allora, i Micenei, come pensavo, avendo iniziato uno scambio commerciale, ora offrono un patto di non aggressione che accetto immediatamente, perché questo mi assicura il confine a sud. Poi vediamo come possiamo spingerci più avanti. Posso comprare a Menfi? No, questa volta devo avere pazienza. Portiamo qui i nostri esploratori, tutti in questa città, e terminiamo il turno. Ok. Ora, lame dell'impero. Man mano che organizzi gli orizzonti dell'impero si allargano, i tuoi eserciti crescono. Abbiamo la necessità di fare una politica sulla composizione dell'esercito. I conscritti danno uno sconto sulla loro produzione, i professionisti danno più uno alla forza di combattimento. Vado a promulgare i professionisti. E se riesco ad avere anche la legittimità a questo punto, vediamo. Ecco, con le leggi tradizionali, ragazzi, ritorno ad avere un po' di tradizione, ma creare gli avamposti costa il 50% in meno. E in questo caso penso che sarebbe un vantaggio che mi piacerebbe avere. Perché qui potremmo ancora fare un avamposto, così come lo potremmo fare qui sotto. Questi sono due territori non ancora reclamati. Però, dobbiamo arrivarci con, insomma, per tempo. Ci servono 37 di influenza. In due turni potremmo reclamare questa zona. Iniziamo a mettere il nostro esploratore in mezzo per tentare di fare un reclamo e poi si vedrà. Magari andiamo a potenziare. Mentre qui sotto potrebbe essere a sua volta un'idea. Ritorniamo. Adesso che abbiamo fatto un trattato di non aggressione, mi sento di poter andare verso Lucy senza troppo timore. Ok. Menfi nel frattempo ha fatto tanta 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 produzione, siamo a 71 di industria, cerchiamo di crescere adesso anche come quantità di cibo. Come vi dicevo, questa è una zona molto più fertile, ci darà 12 di cibo, lavoriamo le fattorie ad Akernar e andiamo al turno successivo. Qui aspettiamo e qui questi e anche questi aspettano. Ok, terminiamo il turno. Andiamo a 29, non basta per il prossimo territorio. E tra l'altro abbiamo completato la difesa cittadina. Spettacolare. Benissimo. Quindi, non appena avremo fatto qui la nostra fattoria, daremo l'ordine di costruire delle mura di legno, delle palizzate, che comunque bastano per metterci un attimo in sicurezza, almeno all'inizio. Che cosa ricerchiamo? Beh, a questo punto l'addomesticamento. A questo punto direi che è proprio la cosa da fare. Ok, evento di osmosi. A Menfi possiamo sbloccare il calendario spendendo 70 oppure aumentare la ricerca. Ma convertiamo un pochino i soldi in tecnologia. Aggiudichiamoci subito il calendario. Con il calendario possiamo fare due cose. Il quartiere degli artigiani che permette di lavorare. E le risorse, ad esempio, abbiamo tanto incenso. E abbiamo il quartiere, il granaio, che aumenta di 2 il cibo che ogni contadino dà e aumenta di 1 lo slot dei contadini. Sono entrambe cose molto utili. E noi a questo punto possiamo provare a fare un reclama territorio, dove, guardate, qui c'è la possibilità di fare una bellissima zona, a Nosaxa. E magari possiamo trasformarla addirittura in una seconda città, perché è veramente tanto fertile e c'è anche produzione. Adesso però a Kerma dobbiamo fare attenzione perché, insomma, ci sono dei rischi, mettiamoli in questo modo. Questo scout non ha nessuna promozione, lo porto a Menfi e lo trasformo in un abitante, in modo che mi boosti sempre la protezione, scusate, la produzione di risorse. Allora, prima di salutarci, vediamo che è avvenuta una conversione culturale. I Nubiani adesso sono influenti su Nosaxa. Purtroppo non ci posso fare granché. Loro producono molta più influenza e noi meno. E questo è quanto. Se andiamo a vedere la mappa dell'influenza, lo vediamo qua. Vediamo dove si può vedere. Non mi ricordo. Non mi ricordo. La religione ancora non ce l'abbiamo, quindi faccio fatica a ricordarmelo. Magari mi tornerà in mente. I Micenei sono diventati adesso mercanti di livello 1. Questo vuol dire che finché si possiede questo marchio, i nodi delle rotte commerciali forniscono più una visione entro un raggio determinato dal livello del marchio stesso. Ok, wow.
Vediamo se possiamo commerciare e comprare il loro oro. Costa 243. Se condividessimo le mappe. Ragazzi, Lucy accetta di condividere le mappe. Le nostre relazioni migliorano sempre di più. La reputazione del tuo impero ha raggiunto gli Olmechi adesso. E l'opinione che Lucy ha di noi è gradevole. Questo impero è cordiale con te, dunque è improbabile che ti attacchino per ora, perché abbiamo un nuovo accordo e abbiamo firmato anche la condivisione mappe. Loro sono più forti di noi. Però adesso possiamo vedere che i Micenei quindi hanno questa situazione. Hanno fondato Altair, che è sotto il controllo di Micene, a sud. E qui, secondo me, a Marsi ci vogliono fondare la loro seconda città. Non l'hanno ancora fatto. Ci sono gli Olmechi, che sono gialli. Li andremo ad incontrare nel prossimo episodio. Gli Olmechi hanno San Lorenzo. E sì, se vi ricordate, abbiamo avuto un bel po' di scontri con loro. Quindi sono curioso di vedere. Che cosa mi diranno quando si accorgeranno, quando mi riconosceranno e si ricorderanno che un tempo qui vicino a Menfi molti dei loro esploratori non sono più tornati. Chi lo sa, ragazzi? Allora, come sempre, io vi suggerisco di lasciare un bel pollice in su, perché se arriviamo a 1000 io lascio il prossimo video. Magari non immediatamente quando il millesimo mette il like, ma sicuramente più in fretta rispetto che ad una programmazione normale. Dopodiché, se invece volete dirmi che cosa ne pensate di questo episodio? Lasciate un commento e noi ci diamo appuntamento alla prossima. Vi auguro una fantastica giornata o serata e vi do, come sempre, un saluto.